In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino per Book Sprint Edizioni siamo qui con una delle nostre giovanissime autrici, Michela Valentino. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Tu sei giovanissima, quanti anni hai? 17. 17. Sei alla tua prima pubblicazione. Sì. Ed è una pubblicazione per una diciassettenne piuttosto profonda, piuttosto complicata. Sì. Non si tratta di un romanzo, non si tratta di un libro di avventura, di un fantasy come spesso capita, ma di un libro di liriche, una raccolta di poesie. Come nasce il tuo rapporto con la scrittura? Allora, io mi sono legata alla scrittura e alla lettura quando avevo più o meno 12 anni e diciamo ero alle medie e mi sono legata l'ho conosciuta anche tramite la mia migliore amica perché lei adora leggere e in più anche tramite alcuni siti, sai, tipo quei siti in cui persone scrivono cose e quindi mi ci sono diciamo buttata un po' e mi sono appassionata immediatamente alla lettura. E poi comunque diciamo la lettura è sempre stata per me molto fondamentale perché nei momenti magari un po' più tristi, un po' più difficili, diciamo a me bastava prendere un buon libro, leggerlo, magari tutto ad un fiato e mi sentivo libera, mi sentivo bene, diciamo, quindi questo. E a proposito della sensazione di libertà, della sensazione di benessere, sì. È questo il motivo per cui anche la copertina, ma soprattutto il titolo, è Piuma? Sì, assolutamente sì, perché io quando leggevo, come ho detto prima, un buon libro, mi sentivo appunto leggera, mi sentivo la mente comunque libera da qualsiasi tipo di pensiero negativo e non. E quindi diciamo ho intitolato questa mia raccolta di poesie Piuma perché volevo che comunque chiunque leggesse il mio libro si sentisse un po' nel modo in cui mi sono sentita io leggendo queste, diciamo, leggendo il libro, magari in quei momenti tristi e bui. In cosa ti sei sentita arricchita quando hai cominciato a scrivere, quindi sei passata dall'altra parte? Ok, allora io diciamo ho provato un po' così per scherzo, no? Perché diciamo io leggevo le fanfiction, le fanfiction sono un po' quei racconti, sai, sugli idoli in cui tu immagini di avere una storia con loro e quindi ho cominciato scrivendo così. Da lì, diciamo, ovviamente leggendo ho arricchito anche il mio lessico, quindi ho tentato di scrivere. Come ho detto prima, la mia migliore amica mi ha fatto avvicinare alla lettura ed è stata la prima che mi ha comunque sostenuta in questa cosa. Quindi mi incoraggiava, diceva, ma tu sei brava, dovresti scrivere, dovresti, che ne so, aprire un blog, una pagina Instagram e cose così. E quindi, diciamo, mi sono un po' imbattuta in questa cosa. Poi mi sono resa conto che non solo la lettura mi faceva stare bene, ma anche la scrittura. Perché, diciamo, così, magari la sera quando tutti dormivano, io mi infilavo nel letto, prendevo il mio PC, picchiettavo un po' e mi sentivo, scaricavo un po' tutta la giornata. Insomma, c'è chi va in palestra, chi va a fare jogging e io scrivevo. Questo. Ed è una cosa molto positiva e anche molto sì. più produttiva. Esattamente. Soprattutto. Sì. La tua prima poesia, sì. La tua seconda poesia, la tua terza poesia, quando hai pensato di farne una raccolta? Ok, la metto nero su bianco, ci faccio un libro. Allora, io diciamo scrivevo. Premetto che per me queste non sono poesie, sono pensieri. E diciamo, io quindi prendevo un'agendina o anche il PC e scrivevo le cose che mi passavano per la mente. Io ho il brutto vizio di non rileggere mai le cose che scrivo, però diciamo con la pubblicazione ho dovuto imparare a rileggere. Frutto del flusso di coscienza. Esatto, esatto, va bene o non va bene, non mi interessa, io però scrivo. E diciamo, ho deciso di mettere tutto insieme, anche grazie comunque alla mia professoressa d'italiano, perché sono abbastanza brava nei temi a scuola, e quindi mi ha detto, ma secondo me dovresti scrivere un libro. Io la guardai tipo a dire, che cosa? Però poi alla fine ho detto, vabbè, facciamola sta pazzia, tanto o la va o la spacca, perché comunque tentare non nuoce, diciamo nelle cose ci vuole sempre un pizzico di follia, se no non si va mai da nessuna parte. E quindi ho deciso di mettere insieme queste poesie, diciamo, avevo cominciato con un romanzo, ma i romanzi sono abbastanza pesanti da scrivere, quindi avevo deciso di mettere tutto insieme e di inviarlo, diciamo, a diverse case editrici. E comunque grazie a voi, eccoci qua. Noi crediamo nei giovani talenti. Grazie. Per quanto riguarda invece gli argomenti, sì. Su cosa scrivi? Cosa ti accade? Oppure una tematica che ti prende in particolare? Allora, diciamo, io scrivo principalmente cose d'amore, perché per una diciassettenne credo sia il tema, tra virgolette, principale della propria adolescenza, della propria vita. E poi magari mi allungo anche su altri temi, tipo magari su temi che riguardano sui miei pensieri della società, magari temi che riguardano la mia famiglia.
magari scrivo anche sensazioni che provo riguardo un tema, quindi diciamo non è percepire la realtà. Esatto, non è che mi baso solamente su una cosa, faccio più, cioè penso a più cose e le trascrivo. E a proposito di poesie, ne leggiamo una dal titolo Gelo, sì. E poi dopo tu ci leggerai una poesia molto bella che hai dedicato alla mamma. Sì. Gelo, come una rosa che resiste al tempo gelido, come se il freddo non potesse colpirci, come se l'odio non potesse scolpirci. Breve, ermetica, concisa. Sì. Questa poesia da quando è nata? Allora, ti dirò, in pratica andai con la scuola a fare alternanza, non mi ricordo dove, e c'era questa rosa e la fotografai. Nel pullman di ritorno io riguardavo questa foto, poi diciamo quel giorno ero un po' triste per alcune cose e quindi mi venne questa cosa di scrivere questa breve poesia, questi brevi pensieri e diciamo tutto è nato da quella fotografia alla rosa, diciamo. Io infatti scrivo così d'impulso, non ci penso due volte. La poesia spesso e volentieri è poco ragionata. Sì. E poi c'è un'altra che si chiama Il tempo passa. Sì. Il tempo passa e noi siamo qui, stesi sulla sabbia di una spiaggia qualunque, a guardare un tramonto qualunque, a tenerci la mano, mentre il mondo gira, ad amarci mentre gli umani si fanno la guerra. Noi siamo qui, diversi dal mondo ma uguali alle onde del mare. Anche qui è presente la natura, la rosa, il mare. Sì, io amo molto la natura, mi piace tantissimo stare in mezzo alla natura, i boschi, il mare, quindi adoro qualsiasi tipo di cosa che sia legata alla natura, perché penso che comunque madre natura sia qualcosa di meraviglioso, che noi umani spesso tentiamo a, diciamo, non tutelare, non rispettare. Esatto, la diamo per scontato, diciamo così, invece no, perché tu magari se ti fermi sugli scogli, guardi il mare per qualche minuto, pensi a quanto tu sia fortunato ad avere tanta bellezza e non rendertene conto. E questa poesia non è legata a qualcosa in particolare, l'unica cosa è che mi piace il mare e mi piace l'amore, quindi ho scritto, diciamo così. Leggiamo quella di okay, mamma, sulla... che è scritta in un momento particolare. Sì. Allora, cara mamma, voglio che tu sia fiera di me, voglio farti sorridere quando tutto sembra andare a rotoli, voglio farti felice, voglio che tu ci sia sempre nel mio futuro, perché io ci sarò sempre nel tuo. Cara mamma, voglio che tu mi faccia amare, voglio sapere amare, voglio amare qualcuno come fai tu con papà, voglio guardare qualcuno come fai tu con papà. Cara mamma, ti amo più di quanto io ami la mia stessa vita. Mi scuso per le innumerevoli volte in cui, litigando, i tuoi occhi diventavano cupi e il tuo cuore era colmo di delusione. Mi scuso per tutte quelle volte in cui ho fatto di testa mia, pensando che tu mi odiassi a tal punto da vietarmi ogni cosa, quando invece tutto ciò che desideravi era salvarmi da questo mondo incasinato. Mi scuso per essere venuta su in un modo in cui a te non fa piacere. Cara mamma, mi scuso, ma son così e tu sei tutto ciò di cui ho bisogno. Cara mamma, ti chiedo solo di lasciarmi amare come hai amato tu. Questa è una dichiarazione di amore e di fragilità. Sì. Bene, adesso che ci sono queste poesie che hai messo nero su bianco, ne abbiamo fatto una raccolta, sì. Continuerai a scrivere quel romanzo che stavi incominciando o c'era quell'idea chiusa nel cassetto? Allora sì, sicuramente scriverò altre cose perché come ho detto prima scrivere è la mia passione, infatti vorrei farne un lavoro un giorno, però diciamo mi sono buttata ultimamente anche sull'horror seguendo il grande Stephen King perché lo adoro, cioè scrive in modo magnifico. Per quanto riguarda il romanzo invece io mi ispiro tantissimo a Nicholas Sparks perché per me è il poeta dell'amore e lo adoro, cioè tantissimo, è bravissimo e lo stimo. Yeah. E allora non mi resta che augurarti un in bocca al lupo sperando che, di ritrovarti di nuovo qui con un tuo prossimo lavoro e continua così che vai forte. Grazie mille. Grazie per essere stata con noi, grazie a Michela Valentino, autrice della raccolta di poesie e di pensieri dal titolo Piuma. Grazie a voi.